Centro ricambiato, fattoria Bucanuova, Montepulciano 3-1. Questo Rosso Montepulciano al centro ricambiato all'inizio è rimasto un po' indigesto, poi però è andato giù bene, diciamo. Sì, abbiamo fatto una partenza un po' a contratti, però dopo ci siamo ripresi bene, abbiamo disputato penso una buona partita, tutta la squadra. Il primo set un po' in crisi eravamo, però piano piano siamo venuti fuori. Soprattutto, e parliamo con Francesco Zanchi, allenatore in seconda del centro ricambiato, tanti errori inizialmente da parte del sestetto in campo. Sì, siamo partiti non benissimo, soprattutto da parte degli schiacciatori laterali, abbiamo fatto molti errori, poi sembrava proprio di essere partiti col piede sbagliato. Poi fortunatamente ci siamo ripresi, abbiamo tirato fuori un po' di grinta e le cose sono girate un po' al meglio rispetto al primo set. Una nota positiva, stasera il centro ricambiato ha dimostrato di avere abbastanza carattere per rimettere in sesto la situazione, perché non era semplice uscirne. Sì, diciamo che è andata bene, abbiamo avuto una bella prestazione da parte dell'opposto che è qui con noi, Santi, poi sono andati bene anche gli altri schiacciatori laterali, siamo saputi riprendere e abbiamo dato segno di carattere, come hai detto te. Bella prestazione, dicevamo, di Santi, ma questa formazione di Montepulciano ve la aspettavate così agguerrita? La classifica non diceva così, 8 soli punti. Ma ogni partita è a sé, però anche loro non sono messi male, hanno un buon centro che si è messo un po' in crisi, possiamo dire, però dopo piano piano siamo riusciti a farle stabassi, ecco. Con questa partita si conclude l'anno in casa della centro ricambiato, diciamo un anno abbastanza positivo. Sì, positivo penso, anche nonostante l'assenza di un laterale molto importante per noi come Martinelli. Purtroppo quelle due sconfitte con Siena e con quella con Pozzibonzi, che Siena si meritava di più noi, sicuramente. Ecco, dicevamo di Martinelli, facciamo gli auguri a Martinelli, si è appena operato. Sì, l'operazione è andata molto bene, già è ritornato con noi, oggi era anche a vedere la partita, ora avrà una lunga degenza sì, di guarigione, però diciamo che avrà un po' di stampelle, poi ritornerà al più presto, speriamo insomma che nell'arco di 3-4 mesi di averlo con noi, anche se la stagione è finita, però diciamo che ci fa comodo anche che possa ritornare nel gruppo ad allenarsi in qualche modo, insomma.